Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio della nostra campagna su Europa Universalis con il Giappone. Allora, nello scorso episodio stavamo finendo di colonizzare le Maldive. Se non mi sbaglio, se riuscissi sempre a cliccare, devo fare un po' di zoom. Esattamente, no, questo è il nostro esercito. Non mi fa selezionare le Maldive. Abbiamo un posto per le vacanze, ottimo, stavamo per finire di colonizzare qua. E stavamo anche colonizzando Manila, che è un'ottima provincia per... Rispetto a tutte quelle delle altre delle Filippine, mi sembra la più proficua. Forse ancora qua ce n'è qualcuna buona, ad esempio questa qua che è 13 di sviluppo. Oh, queste 5, quindi sono tutte abbastanza povere le altre. Volevo mandare un organizzatore qua per poter prendere questo territorio qua che è insignificante in sé, ma è ottimo per poter poi espanderci e prendere l'ultima terra dei Manchu qua sopra. Detto questo, la sbloccherei il tempo. Baemis ha annunciato Bahamanis, ci hanno messo come rivali, vabbè. Non è che ci interessi più di tanto a noi, sinceramente, cioè sì, l'India è importante, ma c'è cioè, i Ming come rivali. Adesso abbiamo due rivali uguali. Se io metto anche loro come rivali, New York Country, metto i Baemis, dovremmo essere amici, dovremmo essere più amici con i Ming perché abbiamo gli stessi rivali. Vediamo un po'. Royal Marriage. Enemy of the Enemy, esatto. Non ricordavo bene. Enemy of the Enemy. Quindi questo dovrebbe magari... Has been informed that Ming è stato perfetto. Questo ci vorrebbe proprio. Ci vorrebbe proprio. Chakta si dovrebbe ancora... Andiamo a vedere un'altra situazione dei ribelli che è abbastanza problematica. Kamchakta solo proprio c'è il rischio di ribelli. Ok, le Maldive le abbiamo colonizzate. Excellent. Dobbiamo però nazionalizzarle, abbastanza cheap, abbastanza economico. Mandiamo il nostro esploratore qua, colonizzatore più che altro qua, in modo tale da poter rubare, fregare sul tempo la Russia che stava colonizzando qua. Che altro fare adesso? Stiamo un po' recuperando in manpower, Manila, oh no. Allora prendiamo le nostre navi e portiamo via i soldati. Portogallo ha rotto l'alleanza con la Francia, vabbè chi se ne frega per il momento. Le mie navi dove sono? Flotte, navies. 14 anni, non c'è nessun leader. È morto l'explorer. Che diamo qua e lo mandiamo a esplorare. Malacca che è lì. Invece le altre navi sono qua su, portiamo. Dammene una, basta che me ne dai una. Tanto non siamo in guerra con nessuno. Vieni qua, vai a prendere questo soldatino. Ok, queste altre 30. Potremmo costruire altre navi, soprattutto altre navi pesanti, direi. Imperial Army, dove caspio sta? Vabbè, fa lo stesso, costruiamo altre caracche. 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo bisogno di più soldi, abbiamo altre 5 navi pesanti. Che abbiamo bisogno. E adesso con i Pasai direi, i Pasai potrebbero essere il nostro prossimo obiettivo. Allora abbiamo un claim su questo, un claim, no, ce l'hanno gli Acciuaia. Io vorrei un claim su quello, però diplomacy, fabbrica un claim. Royal marriage is ended. Vorrei il claim su quel territorio lì, fabbrica un claim su Gior, ok. Grazie. Ok. Tanto i nostri soldi entrano copiosi nelle nostre casse. Ottimo. Ok, la nostra nave sta arrivando qua a prendere il soldatino disperso. Sartu è stata nazionalizzata. Ah, Drunken Explorer. Vabbè, ci dà un po' di prestigio in meno. Che cacchio di regione è? Ok, qua ci sono ragioni Kung Fu, qua invece è Shinto. Come ci vedono adesso i Ming? Non hanno più come rivali i bastardi, li hanno tolti, dai, ma siete degli stronzi, Ming. Cioè, fanno di tutto per non migliorare le relazioni con noi. Manila, sono di nuovo ribellati. Ok, Yuan. Attiviamo questo forte.
Vabbè, la nostra nave è qua che sta arrivando, mentre l'altra direi che... Kamchatka quanto ci vuole a farli spawnare ancora? 3 anni, troppo. Allora, questi 13 sono inutili. Portiamoli qua giù. Ok, portiamoli qua giù. E adesso facciamo un po' di ripresa economica, che ne abbiamo bisogno. You can become westernized. In teoria anche noi adesso possiamo westernizzarci. Diplomatic Technology Cost. Per dare 300 ducati, purtroppo non ce l'ho 300 ducati da regalarti così. No, possiamo ancora westernizzarci, perché no? To be able to never conquer. Strano. Strano. Strano perché siamo vicino alla Russia che in teoria si è westernizzata. Si è occidentalizzata, esatto, occidentalizzata. Allora c'è un altro esploratore, possiamo andare da qualche altra parte. Fatemelo selezionare. Africa, Australia, Zanzibar, California, Ceylon. Vai in Australia, va. Proviamo ad andare in Australia sperando che non muoia. Ok. Adesso sta arrivando. Ok, la nostra flotta finalmente è arrivata qua. Da qua mandiamolo a prenderso. I Madurai. Perché i Ming avranno tolto come rivali quelli non si sa. Difensivo. Defensive. They will be allowed to join offensive their rival. Ok. Aspettiamo che si ripari e poi la facciamo partire per questi territori qua su in alto. Maldive le abbiamo nazionalizzate, abbiamo una nuova idea. Religious Unit più 25. Ma sì, facciamo... Perché poi ce le voglio fare più i due. Abbiamo anche avuto il bonus di Fort Defense, ottimo. Religious Unity, Brunei. Ah, sono andati via un po' di modificatori, riappaiono anche i separatisti di Brunei. Adesso abbiamo il 98% di Religious Unity, ottimo. Questa va pronta per andare a portare il nostro soldatino qua su. Mentre loro, i nostri uomini sono stati imbarcati. Sì, sono stati imbarcati. Ribelle alla Kamchatka in 4 anni dovranno... Sono stati scoperti a fabbricare un claim, ottimo. Però le relazioni con i Ming salgono. Aggressive expansion meno 1. Però ci vedono sempre come difensivi. Il che non va bene. Portogallo si è westernizzato. Probabilmente dobbiamo finirla... Perché non mi fai vedere a quel punto siamo? Abbiamo appena iniziato, che manderemo lì. Le nostre 13 truppe sono arrivate. Andiamo a vedere quanto hanno i Pasai di militare. Armies di Pasai. Giappone, Pasai. Hanno sempre 28.000 uomini, non si sa bene come sia possibile. Zapotec. White Peace, vabbè, non ci interessa. La Francia che ha conquistato praticamente tutti i territori dei Pirenei alla Spagna, wow. La Francia è già big però, la Francia è proprio big. Ok. Ne ha bisogno di più uomini, anche se questi qua ne hanno 27.000. C'è una tessa che abbiamo un claim anche su queste tre terre, che non sarebbe male. Una, due e tre territori. Ma sì, facciamo così. Adesso dobbiamo andare però a prendere anche Azza qua. Vai lì.
Poi manderemo un esploratore qua, perché tanto non ha senso se non lasciare questo territorio già qua pronto ad essere utilizzato. Che palle, perdi un'instabilità o perdi l'inflazione? Quanto abbiamo di inflazione? Abbiamo il 2%. Perdiamo un'instabilità, non mi interessa. Ok, quanto siamo già a Bingle che... quasi a metà. Non so come sia possibile sta cosa, ma va bene così. Giapponese qua 6.8. Separatismo, Religious Unity. Senti, mi sono stufato, porta 7.000 uomini qua, grazie. Thank you. Ci sono altre 5 navi pesanti che portiamo qua. Qua c'è una toccata a Manila, ma non importa. Portiamo i navi pesanti qua. Ok, comunque, reclutiamo qualche ometto. Reclutiamo qualche ometto. Ah, perché in Kamchatka stiamo anche... ok, ho capito perché. Reclutiamo qualcosa, com'è l'esercito qua? 6-3-4, ok, perfetto, facciamo 8-4-5. Quindi 1-2. Ok. Manila dovrebbe finire a brevissimo. Qua diciamo che sta andando abbastanza velocemente qua la faccenda. La Russia sta diventando più enorme. A breve dovremmo finire il... di convertire il Kamchatka. E questo è... non mi ricordavo il motivo per cui, ma qua vedendo qua nel ledger vedevo il nostro... dov'è? È sparito adesso. Missionario, 97,5% di convertire quello. Great Britain ha accettato la pace da Cusco. Va bene. Se io dichiaro guerra... ok, perfetto. Adesso dovrebbe sparire il Kamchatka. Esatto, ottimo. Allora, fai una cosa. Declare war, holy war sugli ottomani della Spagna. Wow. Unitevi e venite via tutti da lì. Ok, Imperial Army. Cosa possiamo convertire? I Confucian. E che abbiamo tutti questi là che non possono essere convertiti. Yeye, 32 mesi, vai. Manchurian Separatist. Ci abbiamo parecchi ribellini. Ok, qua intanto arriva il nostro esercito. Full operative. Ok. Qua sono altri due castelli da conquistare, in pratica. 1, 2, 3. E poi c'è ancora la capitale. Wow. Sono parecchi territori loro, eh. Comunque volevo vedere se i nostri alleati vengono in guerra con i Pasai. Sì, verrebbero, perfetto. Allora, ricordiamo la nuova pace. Comunque metterei come territorio di conquista questa appena arrivano le terre. Con la nuova pace, se si chiama un alleato in guerra per i prossimi 10 anni, non si può chiamarlo. Nessuna guerra offensiva, solo difensiva potranno intervenire. Manila, perfetto, excellent. Excellent. Mandiamolo lì a questo punto, così da velocizzare il tutto. Manila costa 70 punti da nazionalizzare. Beacol di nuovo. Sparita. Ok, you won, c'erano anche dubbi. È bene che non siano stati lunghi anche come combattimenti in questo periodo, però... la nostra flotta, infatti mi stavo preoccupando della mia flotta. Portuguese. Portuguese. Sono dei portoghesi, attenzione. Attenzione, portoghesi in arrivo. Ok, intanto la nostra flotta è sbarcata. Ok, stiamo già bloccando i territori, vieni qua.
Territorio grassland, questo territorio jungle. Welcome to the jungle. Anche loro stanno reclutando, ovviamente sentono puzza di guerra. Fate bene a sentire puzza di guerra, perché adesso io vi dichiaro guerra con l'aiuto dei miei alleati. Declare war. Facciamo take questa Parmian, vai. Ok. Ok. Tutto ok per adesso. Questa qua è Dryland. Local supplement di 7, il numero di building in più 1. Vabbè. Ok, stanno arrivando anche i miei alleati. Che le nostre flotte sono su under attack. Come zero? Sono 25 ore di trasporto, sono merda, pensavo fossero. Fuggi, sono stato uno stolto. Fuggite. Fuggite senza perdere navi. Ok, loro vanno a prenderci il forte anche loro. Una siac. Bisogna delle mie navi pesanti che sono qua giù, vabbè, il paio. Dove cacchio sono? Sono qua, allora ritrovatevi qua. Tu vai a Yeye che stiamo convertendo. La mia flotta sta ancora esplorando l'Australia, quindi per il momento siamo senza flotta. Attenzione, ci attaccano. Noi ce ne stiamo sulla difensiva. Ah no, non ci attaccano. Andiamo qui. A Siak. Attenzione perché questi qua mi sa che vogliono sbarcare di nuovo. Vedete, questi 2000 uomini mi sa che vogliono andare di nuovo qua nelle coste della nostra amata madrepatria. Se i nostri simpaticissimi amici smettessero di esplorare, non pensavo ci mettessero così tanto, sinceramente. Che questi qua stanno conquistando il loro forte. 170 intanto con le relazioni con i Ming. Però sono ancora difensivi come. Ah no, alla fine questi qua stanno venendo qua, con un generale fortissimo oltretutto. Che hanno anche già rotto le mura dei nostri territori. In teoria la nostra coalizione è molto più forte della loro. Però abbiamo 18.000 cannoni e loro ne hanno 11.000, per dire. Ci mettono parecchio a esplorare l'Australia, comunque. Austria, nuovo alleato con l'Etiopia, wow. You won, beh, ci mancherebbe qua che perdo con l'Etiopia. Voi non avete navi? Sì, ne avete. Se uniamo le forze ce la possiamo fare. Qua ci sono 9 navi pesanti. Questo è un trasporto, vai qua. Venite qua noi pesanti. Ok, Manila è stata nazionalizzata. Ok, abbiamo vinto prima noi la sede di Siak. Ok, andiamo lì. Non so se riusciamo a farli venire qua per rompere l'assedio. Sarebbe l'ideale, no? Anche loro hanno rotto le mura, quindi stanno tutti. Direi di mandare le mie navi da trasporto nei Brunei. Visto che le navi nemiche sono andate via. Ok, Yemen, non c'è, ecco che arrivano, via, 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 scappa, scappa, scappa. Sta scappando. Ma merda.
Non fatto a beccarci subito, che hanno navi pesanti, noi siamo solo da trasporto. Dai, perde 25, dai che forse... Di nuovo non abbiamo perso nessuna, per fortuna. Hanno un altro forte, hanno la capitale quella, ok. Sedia e tu vieni qua. Ok. Ok, stanno arrivando. Ovviamente vogliono prendersi SIAC. Sì, vogliono riassediarsi SIAC. Non ci interessa, tu vai qua. L'ideale sarebbe che le nostre navi da cosa finissero di esplorare, venissero a dare una mano alla guerra. Non ci avevo pensato che ci mettessero così tanto, sinceramente, vi ho detto sinceramente. Bicol continuano a... Forse questi vanno ad attaccare, c'è addirittura il passaggio. Andiamo a dare una mano. Ma cazzo fanno a vincere che... Che cazzo di gruppo tecnologico sono questi? 13 e loro? E loro 13, però mamma mia quanto sono forti. Ok, adesso però noi siamo qua, controlliamo SIAC. Non ci interessa, andate pure a prendervela con i loro amichetti. Noi qua reclutiamo ancora qualche ometto. Sbagliato tasto. 2 3 e 4. Vai. Le nostre navi da trasporto sono salve. Che loro stanno assediando quei cosi là, va bene. Sì, a Beacle mi stanno rompendo un po' le palle quelli a Beacle, eh. Ok, la Francia ha donato 50 Brunswick. Hanno un entusiasmo alto, allora. Allora richiamo il diplomatico, tanto non ci interessa. Use fuel, quindi pellicce. Fine. Voglio sapere che cazzo di giro stanno facendo nelle Filippine qua. E qua l'Australia, la vedo io. Cazzo di giro fa. Vabbè. Ok, fine. Andiamo a conquistare la capitale, va. This is good news. Ok, dai, diciamo che non sta andando male questa guerra. Non ce l'abbiamo abbastanza. Vieni qua allora. Già 7000 uomini, vabbè, sembrate proprio dei cazzo di mangiatori di riso. Ok, la Spagna ha accettato Padre Portugal. Va bene, va bene. Abbiamo già rotto le mura della loro capitale, ottimo. Occupation, perfetto. Perfect. Io sto sempre attendendo le mie navi da trasporto, ma a quanto pare non saperne di... Evitiamo di subire attrito che non serve. Intanto hanno rotto l'assedio. Stanno andando per ammazzolarli di nuovo. Ok, va bene così comunque. Supplimi 36. Ok, se li stiamo buscando. Che sono a medium come entusiasmo. Io scarsi come alleati ho scelto.
Caproni ho scelto. Sento una nuova tecnologia, ma aspetterei a farla perché magari abbiamo bisogno di... Vabbè, no, facciamola, va. Trade efficiency di più 10, sì, facciamola. Bring, abbiamo, vabbè, brigantini. E nulla, direi che per questo episodio è tutto. Sto attendendo che ritorni la mia marina. Che si è fermata qua, non ci credo. Ma vieni qui per cortesia. Ma non può. Non può, vabbè, aspetteremo che la nostra marina torni a casa, magari lo farò off video. E questi stanno, vogliono venirci a dare una bella batosta. Vediamo il territorio che va più da genio. Ok, scherzavo, via. Ok, abbiamo occupato la loro capitale, ottimo. Vediamo se riusciamo a concludere la guerra adesso. No, hai come entusiasmo addirittura. Pasai making gains. Ma cosa stai dicendo? Aspettiamo che ci attacchino. Ma non si sentono così sicuri di attaccarci. Andiamo qua. Allora nulla, direi di concludere qua l'episodio. Aspetterò che la mia flotta torni a casa. E ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.